l'istituto tecnico è effettivamente tecnico perché le materie che si insegnano rappresentano una tipologia ben definita. Comunque la formazione è a tutto tondo. L'aspetto di creare e di formare dei ragazzi che siano pronti a vivere come cittadini in futuro è il leitmotiv di questa scuola. Un vanto della scuola è la copiosa, la grande quantità di laboratori presenti dove i ragazzi possono fare non solo informatica ma anche altre discipline utilizzando il calcolatore. Abbiamo ben 7 laboratori attrezzati dove possono appunto svolgere attività didattica anche in modalità digitale, chiamiamola così. L'impresa formativa simulata, che è obbligatorio per tutte le classi quarte, dove i ragazzi provano veramente a mettersi in gioco nel percorso di quello che hanno studiato negli anni precedenti e che stanno studiando contemporaneamente. Sono in rete, lavorano con le altre scuole della provincia, sono suddivisi in vari uffici con compiti diversi, da quello di gestione delle risorse umane a quello della logistica alla gestione amministrativa. La scuola ti prepara già da quei 5 anni a lavorare in uno studio piuttosto che da un commercialista e riesci a capire come lavorare. Questi 5 anni ho avuto modo di sperimentare l'alternanza scuola-lavoro che mi è stata offerta dalla scuola presso la Cassa di Risparmio di Lives. Grazie all'alternanza scuola-lavoro gli studenti, finché di diplomarsi, sono stati richiamati da diverse aziende. La scuola ha aderito a questo progetto quadriennale per 2 volte. Abbiamo in questo momento 2 classi del quadriennale. Fare in 4 anni quello che si fa in 5 richiede che dall'altra parte ci siano dei ragazzi che hanno le idee un po' chiare, cioè che partono già determinati, hanno magari un'idea di quello che faranno da grande nel loro futuro. Noi abbiamo anche molti contatti già con l'università perché per esempio nelle classi quinte accompagniamo spesso studenti ad assistere a lezioni universitarie, quindi cerchiamo di offrire questa opportunità a tutti gli studenti e magari anche a quelli che si trovano in un momento di incertezza, non sanno bene se proseguiranno gli studi o se vorranno inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.